Benvenuti a questa bellissima giornata. Questo è il momento, diciamo, più importante di questa sesta edizione del Mondo in Moto. Si parlerà di sicurezza, si parlerà di tante cose che man mano vi spiegherò. Questo Mondo in Moto, voluto dalla volontà degli organizzatori e di tutti i volontari. Abbiamo Alberto Viali, che appunto è il presidente di questo Mondo in Moto, sua moglie Claudia, che è la segretaria, e Carla Passere, che è la vicepresidente. Da mesi si stanno dando da fare e ovviamente questa ben riuscita della manifestazione è dovuta anche all'unione delle forze di tante persone che hanno partecipato volontariamente. Innanzitutto si ringrazia l'amministrazione comunale che ha dato lo spazio gratuito, l'uso dell'area gratuita per questa manifestazione. Vogliono ringraziare il comandante e la signora Giovanna Farina dei Vigili Urbani per l'aiuto burocratico, tutti i volontari, diciamo tutti così non dimentichiamo nessuno, perché comunque poi per i permessi, la pubblicità, i contatti e quant'altro, insomma il lavoro è tanto. Qui intervenuti, vedete, c'è una bellissima insieme di personaggi importanti che man mano vi presenterò. E innanzitutto interverrà il signor sindaco di Pugnano, Edoardo Marchetti, al quale poi cederò subito il microfono. Poi abbiamo un rappresentante del comitato motociclisti, che è il signor Andrea Trentini. Quindi c'è un rappresentante del coordinamento italiano motociclisti, Livio Zoli, un rappresentante della CABERM, il signor Valerio Boeri, e poi come ultimo intervento, questo sarà proprio finale degli interventi, abbiamo il presidente, il responsabile della Croce Rossa, il signor Annibale Lecchi, e Antonio Di Pietro. Questo non è Antonio Di Pietro, non è lui, però è il signore rappresentante della Croce Rossa Italiana, che parleranno di cose molto importanti anche a fronte di quest'ultimo lutto che ha colpito il mondo sportivo. So che si parlerà anche di defibrillatore, quindi la giornata, il convegno è molto intenso. Chiedo semplicemente interventi sintetici, perché il sarò breve fa sempre piacere a tutti quanti. Quindi cedo subito il microfono al signor sindaco di Pugnano. Prego, sugli interventi brevi io sono già nominato, sono famoso per essere un po' un perditempo. Anzitutto porto i saluti dell'amministrazione comunale all'Associazione Mondo in Moto e al suo presidente Alberto Viali, promotore di questa manifestazione, per la capacità, la passione con le quali prepara sempre questo evento. Saluto tutti i suoi collaboratori e le associazioni aderenti per il grande lavoro organizzativo svolto. Do il benvenuto cordiale ai relatori odierni, ai quali esprimo gratitudine per essere qui a diffondere con competenza la cultura della sicurezza stradale. Per avvicinarmi al mondo della moto e i suoi problemi, non essendo io motociclista, avete capito al volo, sono ricorso a internet e navigando sono approdato a un sito chiamato sicurmoto.it, la cui home page recitava: siamo un gruppo di pazzi visionari che hanno pensato di poter influenzare positivamente la sicurezza stradale per i motociclisti. Mi sono soffermato a lungo in questo sito perché venivano riportati numerosi articoli, uno dei quali in particolare mi ha catturato l'attenzione. Il suo titolo era La sicurezza dei motociclisti, sottotitolo I giovani motociclisti sono tutti orfani. In quale senso orfani, mi sono domandato. Ho letto con attenzione. Motociclisticamente parlando, i giovani centauri sono quasi, e quasi era tra virgolette, tutti orfani, perché nessuno ha avuto la capacità o la possibilità, genitori compresi, di insegnare loro a vivere la moto in modo sano.
a non compiere manovre azzardate, a vestirsi in modo corretto, a sorpassare in sicurezza, senza finire schiacciati dalle auto, ad affrontare le situazioni di potenziale pericolo, eccetera. Così come, per esempio, è stato insegnato ad un bambino ad attraversare la strada, prestando attenzione alle auto che sopraggiungono. Siamo tutti d'accordo nel dire che quest'ultimo esempio sia la base della cultura della sicurezza stradale, esattamente come lo è indossare un casco integrale o calzare scarpe chiuse per viaggiare in moto anche d'estate. L'articolo passava per rassegna un elenco di possibili cause circa l'insicurezza dei giovani motociclisti, delle quali le principali erano: prima, incompetenza di mamma e papà; l'inesperienza dei genitori, spiegava l'articolo, si è trasformata oggi nel rischio per la vita dei figli, anche se l'inesperienza non è sempre per forza una colpa. Possedere una motocicletta è ridiventata una moda di recente, dopo una pausa di circa una generazione. Il ritorno alle due ruote è stato facilitato dalla tendenza attuale a rimanere in casa il più a lungo possibile. Inoltre, le figure come Valentino Rossi o Marco Simoncelli sono diventate poi l'esempio da seguire per molti. Come imitarli senza possedere una moto? Nella maggior parte dei casi, i genitori che oggi comprano il motorino o la motocicletta ai figli non hanno avuto la moto, non possiedono un bagaglio di cultura motociclistica, non conoscono i rischi di una moto, non sanno guidare una moto. La seconda causa, la psiche del giovane biker. Pare che per i giovani il rischio sia un vero e proprio rito di iniziazione per poter entrare a far parte del gruppo con onore. Una specie di usanza tribale. Nelle compricole di ragazzini motorizzati è comune sentire frasi come «Madonna che bravo quello, hai visto come impegna?». La bravura quindi si è ridotta alla capacità di compiere l'azione trasgressiva o scellerata. I ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni, ma anche di più, non possiedono la corretta percezione del rischio per la propria vita. A loro manca la coscienza necessaria a realizzare mentalmente che un urto a 50 km ora può uccidere. E tale incidente capita proprio a causa di comportamenti comuni, facilmente evitabili, e soprattutto che questo infortunio può capitare anche a loro. La mancanza di rispetto per gli altri è poi un fattore che amplifica i rischi per tutti. Terza causa, la frustrazione degli insicuri. Alla base del comportamento rischioso alla guida di una moto c'è il desiderio di essere accettati dagli altri, nascondendo le proprie debolezze. I ragazzini che si dilettano in pericolose acrobazie sulla moto sono i più insicuri di tutti. Sentono il bisogno di affermare la propria presenza con una rischiosa prestazione supplementare. Essere spericolati in moto fa sentire grandi, migliori. Forse sarà vero che il problema della poca cultura della sicurezza in moto non sia una prerogativa solo attuale, però la principale differenza con i tempi passati è rappresentata dal fatto che oggi si trovano facilmente in vendita buoni a due ruote e che si trovano anche i soldi per comprarli. Ci sono soluzioni percorribili, si chiedeva l'estensore dell'articolo. L'unica soluzione praticabile suggerita è il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni e della società, quindi di ognuno di noi. La preparazione alla guida di una motocicletta deve iniziare da piccoli, sin dalle scuole elementari. Si deve spiegare presto ai bambini come essere pedoni, poi ciclisti, poi motociclisti, automobilisti responsabili. La formazione sulla sicurezza stradale deve essere parte integrante dell'educazione dell'individuo e in una società civile deve essere meno accessoria che studiare altre materie dall'obbligo.
Se si muore a 15 anni su un motorino non serve perché ha studiato filosofia o cose dall'altro. Indossare un casco deve apparire una abitudine naturale, non una forzatura, esattamente come è mettere le lenti o gli occhiali per chi ha problemi. Molti giovani bike ancora non conoscono l'esistenza di strumenti protettivi, comodi anche d'estate, e che non costano una fortuna. Non conoscono i rischi fisici di una banale scivolata, non conoscono le tecniche per guidare in modo difensivo. Qualcuno nel mondo dei motori aveva capito la banalità del pericolo già molto molto tempo fa. Matthew Button, definito il pioniere di tutta l'industria moderna, era stato il primo a comprendere la portata del motore a vapore perfezionato da James Watt, del quale era diventato socio. Una frase da lui pronunciata a metà del 1700 ad un congresso di imprenditori del tempo è stata: signori, io vendo ciò che tutti desiderano di più al mondo, la potenza. Ecco, il desiderio di potenza, perfettamente citato da Watt, spiega perché ancora oggi si vogliono molidi di quasi 200 cavalli per circolare su strade inadatte e rimaste ferme nel tempo. Come ogni prodotto umano, anche la moto è stata profondamente trasformata dal progresso. Ma frenare il progresso si può? Io non lo so. Però, forse, è qui che viene fuori il concetto meraviglioso che si chiama etica. Etica non è altro che la capacità di poter decidere quelli che sono i veri traguardi dell'uomo. Da lei nasce l'uomo, nasce il cuore, nasce lo spirito. Viva Mondo in Moto!